Carissima all'ascolto di Telepace, ben trovati a Missione Mondo. E andiamo subito a rivivere insieme il Natale, soprattutto guardando un pochino al di fuori della nostra realtà qui in Italia, al di fuori della realtà della Chiesa in Europa, per vedere come si è vissuto veramente il Natale. E cominciamo subito con la Siria. La Siria, sappiamo tutti com'è la situazione, veramente molto drammatica, e qui incontriamo e ascoltiamo il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco. Lui ci parlerà in qualche modo, pur nelle difficoltà, come hanno vissuto questo Natale. Ascoltiamo. Le famiglie siriane come le famiglie di Nazareth. A raccontarlo è il cardinal Zenari il giorno di Natale. Il nunzio descrive la gioia della festa offuscata da 6 anni di guerra e da un territorio provato. In generale, spiega il nunzio apostolico a Damasco, le famiglie hanno pagato le conseguenze più gravi, sfollate, al freddo, senza più una casa, con i loro piccoli infreddoliti e spaventati. Quanti bambini soffrono, hanno sofferto in Siria, quanti sono morti. E si potrebbe parlare veramente di una strage degli innocenti, con migliaia e migliaia di bambini morti, altri rimasti feriti, altri mutilati e direi con molti, moltissimi traumatizzati da questa violenza. Alcuni hanno perso anche i genitori, sono rimasti orfani, spesso il peso della famiglia è stato sulle spalle delle mamme, perché magari il marito o è morto o è in guerra o è partito, è emigrato. Nelle ultime ore nuove violenze hanno percorso la Siria, ma è anche arrivato un segno di speranza. Nella chiesa maronita di Aleppo, distrutta dai bombardamenti, cristiani e musulmani hanno partecipato uniti alla messa di Natale. Qui la nascita di Gesù è stata celebrata con gioia e con canti in arabo, inglese e francese. Per il cardinal Zenari, la ferita più grave, oltre ai danni agli edifici sacri, è rappresentata dall'elevato numero di cristiani morti o fuggiti. Ad Aleppo si parla di 2/3 di cristiani che sono partiti in questi 6 anni di guerra. Quindi direi questa è la ferita più grave, soprattutto la perdita di giovani, perché coloro che emigrano alle volte più spesso sono i giovani in cerca di lavoro, perché non vedono il futuro chiaro davanti a loro. Per il nunzio Zenari, infine, è stato il primo Natale da cardinale. Per me è stata una sorpresa, e ancora quasi dopo 3 mesi, a volte mi chiedo se è vera, perché è un po' una grande sorpresa. Però dopo alcuni minuti, quando mi è stata annunciata la nomina, il 9 ottobre, ho pensato alla porpora che un cardinale porta, e è segno del sangue della vita che deve donare, se gli è richiesto, per la testimonianza della sua fede e per la difesa della Chiesa. Io ho pensato, questa porpora che porto è insanguinata dal sangue innocente di tanti bambini, di tante persone innocenti, e la porto sempre quando la metto, pensando di avere questo sangue di queste persone, di questi innocenti, soprattutto dei bambini. È un grande segno di predilezione del Papa per la Siria. Sì, lei diceva il Papa attento alle periferie, direi nel caso della Siria, sì, geograficamente potremmo essere considerati in periferia, però la Siria, come lo era nel cuore di Papa Benedetto XVI, così anche nel cuore di Papa Francesco, tutti gli appelli e tutto quello che fa per la Siria è davanti agli occhi e nel cuore di Papa Francesco, la Siria e la sofferenza di queste persone. Dopo la Siria ci spostiamo un pochino più giù in Africa e andiamo in Niger. Qui incontriamo e ascoltiamo padre Mauro Armanino, un nostro amico che conosciamo, missionario dell'OSMA, che da tanto tempo svolge la sua missione appunto in Niger. E qui ci vediamo un po' come sono le novità e soprattutto come hanno vissuto anche loro il Natale.
Il problema delle migrazioni è ampio e intricato, i suoi risvolti sfuggono alla conoscenza dei più. Con l'obiettivo dichiarato di contrastare questo fenomeno all'origine, l'Europa sta trattando accordi bilaterali con varie nazioni e al tempo stesso investe denaro soprattutto in Africa. Secondo diversi analisti, questa strategia però è monca, perché manca una visione di insieme. Le migrazioni non sono solo frutto di situazioni economiche, ma sono legate a situazioni di crisi, locali o regionali, e inoltre latita una risposta sul piano dell'emergenza coordinata a livello europeo. Inoltre ci sono le conseguenze locali, le ricadute politiche e militari nei paesi di origine. Una zona chiave è quella del Niger, che i migranti attraversano per arrivare in Libia e da lì attraversare il Mediterraneo verso la Sicilia. Lì lavora padre Mauro Armanino, il missionario di origine casarzese che è collegato telefonicamente con Chiavari per la nostra diretta natalizia, ha descritto così la situazione che si è venuta a creare dopo la firma dell'accordo con il Niger per fermare il transito dei migranti. Con delle armi, con la polizia, la gendarmeria, l'esercito, l'Europa che supervisa tutto questo con fiori di milioni senza controllo, e quindi si arrestano e si impediscono i migranti a transitare. È come se il Niger si fermasse ad Agadez. Ora, tra Agadez e la Libia ci sono 1000 chilometri ancora più o meno. E qui facciamo parte di quello che si chiama lo spazio CEDEAO, che sarebbe l'Africa occidentale, che di per sé è uno spazio di libera circolazione di merci e di persone. Allora, di colpo le merci più o meno circolano, ma le persone non più. Come se il fenomeno migratorio fosse di oggi. Ora il Sahel è stato da sempre un luogo di migrazioni, di scambi, di incontri, e non solo verso l'Europa, ma anzitutto all'interno del Sahel. Quindi si tratta di una perfida manovra, semplicemente per conservare la pace e la tranquillità dall'altra parte del mondo, che ha comunque bisogno di migranti, ma, come dicevo, utili ostaggi all'economia sommersa dell'Italia e degli altri paesi raccomandati. L'effetto immediato è stato lo stanziamento di 610 milioni di euro di nuovi aiuti al Niger, soldi che, dice padre Armanino, difficilmente andranno investiti in progetti di sviluppo e più realisticamente finiranno nelle tasche di personaggi corrotti. Perché da un lato facciamo tutto perché la gente in realtà se ne vada, e poi è una piccola parte dei giovani in tutti i paesi del Sahel. Il 60% della popolazione ha meno di 25 anni e la maggior parte delle migrazioni sono all'interno dell'Africa stessa. D'altra parte l'Africa è il continente che riceve il più grande numero di rifugiati nel mondo, non è l'Europa, è l'Africa. Primo. Secondo, come dicevo prima, si smantellano le economie locali, la pesca nel Senegal, le risorse che se ne vanno nelle multinazionali, l'acquisto di terre e soprattutto la complicità delle politiche locali. Allora, da un lato si fa di tutto perché la gente parta, basta guardare gli schermi televisivi dove si presenta un mondo inesistente, e si spinge la gente a consumare, e quando la gente ci prende sul serio li ribattiamo indietro? Ma c'è qualcosa che non va, mi pare, nel nostro sistema, vero? Ancora più giù, un volto che a noi è molto conosciuto, anzi per me ancora molto di più, perché è un fratello veramente. Incontriamo Don Gracien Niuhire, che è appena partito, appena rientrato in Burundi, e dopo 19 anni praticamente non aveva vissuto il Natale con la famiglia, con la diocesi. E allora vediamo un po' l'emozione, la gioia di questo Natale, che tra l'altro era appena arrivato. E allora ascoltiamo Don Gracien e come ha vissuto il Natale nel suo rientro in Burundi. Da quanti anni non trascorrevi il Natale nel tuo paese? Era da 19 anni che non trascorrevo il Natale a casa. Allora potrei dire che è davvero un anno di grazia. Sono a casa, sono le zie, i cugini, i nipoti, ecco, siamo insieme. Bene, allora
Tu hai aspettato che Don Gero diventasse vescovo per tornare al tuo paese? Sì, anche perché quella era un'altra grazia davvero per la diocesi e per la comunità. Ecco, non potevo non parteciparvi, anche perché abbiamo vissuto 10 anni davvero di grande amicizia, collaborazione, ecco, di cammino cristiano condiviso. E mi sembrava giusto condividere anche con lui questo momento così importante nel suo percorso. Come hai trovato il Burundi dopo 19 anni di assenza? Guardi, ho trovato un paese abbastanza, dico abbastanza, calmo, però con ecco, dei segni visibili di una grande povertà, di una grande miseria. E soprattutto la cosa che mi ha colpito già dalla celebrazione di ieri sera alle celebrazioni di stamattina, di oggi, è che il nostro popolo diventa sempre di più, sempre giovane. Cioè, ho visto che c'erano tantissimi ragazzi, tantissimi bambini, gli adulti ormai nelle nostre chiese sono contati su qualche mano. Invece è una popolazione, la nostra mi sembra che sta diventando sempre di più una popolazione giovane. E questa cosa da una parte mi fa piacere, da un'altra parte mi fa pensare, perché questi giovani, questi ragazzi, se non trovano dei buoni maestri, ecco, non so se per il nostro paese il futuro come potrebbe essere. E allora mi auguro davvero, già da stamattina dicevo, mi auguro che ci siano dei veri maestri, delle persone appassionate per l'educazione, per il bene della gente, per poter aiutare questi giovani, questi ragazzi a crescere con questo senso, tra virgolette, patriottico, ma io dico responsabile cristiano. Tu, Gracien, hai chiesto un regalo prima di scendere, un regalo molto particolare, un trattore. Il trattore è arrivato? Il trattore sta navigando, però ecco, è un sogno che è stato, diciamo, fino adesso realizzato, però io dico abbiamo vinto la prima sfida, quella di poter comprare questo trattore, e poi le altre sfide toccano a me nel senso che prossimamente arriverà il trattore nel porto di Dar es Salaam, dove mi recherò per un pochettino fare tutte le pratiche per sdoganare e portarlo qui. Questa sarà la prima sfida, e poi la seconda, ancora più importante, è riuscire a fare qualcosa con questo trattore, ed è una cosa che ho promesso anche alla mia gente, cioè anche ai parrocchiani, agli amici di Chiavari, di Padova, da tutte le parti che hanno collaborato, e allora vorrei un pochettino corrispondere, ecco, a questo, al bene che ho ricevuto da loro, per capire che non hanno creduto in vano, che hanno creduto in qualcosa davvero che potrebbe dare un po' di speranza, un po' di buon segno per il nostro paese. Qual è il sogno che hai per questo trattore? Dove lo vedi realizzato? Dove lo vedi necessario? Lo vedo innanzitutto in un posto che mi sembra che abbia ancora un buon terreno, e forse dove, cercando di lavorare seriamente, potrebbe diventare un punto di riferimento. Bene. Allora, Graziella, noi ti facciamo gli auguri di Natale a te, alla tua famiglia, alla tua comunità, che vedo hai già ricontattato. E poi tienici aggiornato sul trattore per sapere se marcia e qual è il progetto che mette in campo. Questo di sicuro, sì. Ecco, vedo gli sguardi dei miei, dei nipoti, dei parenti, di tutti quanti che salutano tanto, che contraccambiano gli auguri davvero di un buon Natale, di gioia, di pace e di serenità. Un abbraccio alla diocesi di Chiavari, perché per me è una diocesi che mi ha fatto crescere, è una diocesi che mi ha dato tanto. Buon Natale davvero di cuore a tutti. Dopo la Siria, il Niger e anche il Burundi, e non poteva mancare anche un altro posto a noi carissimo, noi di Chiavari, che è Cuba. E qui, lo sappiamo,
c'è Don Federico, Don Paolo, scusate, io dico sempre Don Federico perché sono sempre legati anche in questa missione, ma qui incontriamo Don Paolo Bacigalupo, sacerdote Fidei Donum a Cuba, da tanto appunto che è lì, e allora vediamo anche lì come hanno vissuto il Natale di Gesù. Un Natale particolare per Cuba quest'anno? Beh, sì, io mi rendo conto che c'è da raccontare, c'è da dire che la festa del Natale, da un certo punto di vista, per Cuba è una festa recente, nuova, nel senso che è stata riscoperta dopo la grande visita, prima visita di Giovanni Paolo II, è ritornato ad essere un giorno festivo. Il Natale e il Venerdì Santo sono gli unici due giorni durante l'anno, come dire, dove si fa festa, però per un motivo religioso, che è una cosa abbastanza rara per cui per Cuba, ecco. E la sensazione quest'anno è che la festa del Natale sempre di più entri nel cuore della gente, ecco. Questa notte c'erano tantissime persone nelle chiese, non solo nella chiesa di Manacas, di cui sono parroco, ma anche nella chiesa di Santo Domingo, dove parroco Don Michele della diocesi di Savona, nella chiesa di Don Piero Pigollo, la chiesa di Esperanza, e tanti volti che durante l'anno non si vedono, solitamente non si incontrano. Forse si sta formando un po' quell'abitudine che c'è anche da noi, che forse da noi però non è troppo positiva, nel senso, no, vedi quelle persone che non vanno mai a messa, che però vanno perlomeno per il Natale. Nel contesto di qui, di Cuba, siccome è stata una storia ed continua ad essere una storia diversa, il fatto di vedere dei volti nuovi forse ha qualcosa di positivo. Ecco, come dicevo prima, il Natale poco a poco entra nel cuore della gente. Ecco. È indice di un'apertura che sta prendendo in qualche modo spazio? Ma direi di sì, ormai questa tendenza è iniziata tanti anni fa e sta continuando, ecco, cioè una dimensione religiosa che in passato si poteva vivere però con delle grosse difficoltà e adesso non più. Certo, ci sono stati tanti anni di silenzio, di impedimento, quindi, come dire, è qualcosa di tuttora relativamente giovane. Cuba quest'anno ha iniziato con un'apertura delle frontiere, in qualche modo un'apertura al mondo, e poi con il lutto che l'ha colpita per la morte di Fidel Castro. Voglio dire, ormai da più di un anno è iniziato un processo molto importante due dialoghi molto importanti, uno che coinvolge Cuba direttamente, cioè il dialogo con gli Stati Uniti, che è un dialogo ormai avanzato, ecco, perché è arrivato, come si sa, all'apertura in entrambi i paesi delle reciproche ambasciate, ecco. Ed è un dialogo che continua qui a Cuba, così come negli Stati Uniti. L'altro grande dialogo che è stato ospitato da Cuba sono i dialoghi di pace per quanto riguarda la Colombia, tra il governo ufficiale colombiano e le forze armate rivoluzionarie della Colombia. Ecco, Cuba è stato uno degli stati che ha appoggiato, che ha mediato in questo dialogo. Ecco. E sono tutti segni importanti, perché dove c'è del dialogo si aprono delle relazioni, dei cammini, si apre della speranza, ecco. Facevi riferimento poi al grande fatto della morte di Fidel Castro, che ha coinvolto tantissimo la popolazione, ecco. La popolazione ha vissuto questi giorni con grande affetto e commozione. Questo è stato anche a Cuba l'anno della misericordia. C'è stata qualche iniziativa particolare che avete vissuto tu e le tue comunità? Noi abbiamo vissuto, abbiamo raccolto, come dire, l'invito del Papa a vivere la dimensione del pellegrinaggio.
per cui con tutte le comunità che formano la parrocchia di Manacas abbiamo fatto il pellegrinaggio, questo mettersi in cammino verso la misericordia, ecco. E poi ci sono state iniziative particolari, per esempio nella visita degli ammalati, che si è intensificata, nella visita delle famiglie che hanno, diciamo, dei parenti, dei figli, dei coniugi in carcere. E poi, come dire, il segno della misericordia si è sentito tanto, perché forse se ne è parlato anche in Italia, c'è stato il passaggio del ciclone Matthew, che ha colpito, ha devastato Haiti, ecco, però ha danneggiato, seppur una zona limitata, l'estremo oriente di Cuba, per cui la diocesi con tutta la sua gente, con tutte le parrocchie, ha organizzato una colletta, e sorprende a me, la seconda volta che capita, perché il secondo ciclone da quando sono qui che passa. Il precedente aveva colpito la zona di Guantanamo, di Santiago, sempre nella zona orientale di Cuba. È impressionante la solidarietà della gente qui, di quello che è disposta a rinunciare per mettere a disposizione degli altri. Pur avendo poco, però riescono a raccogliere un sacco di cose, ecco, e sento che anche questa è stata un'esperienza della misericordia. Quest'oggi abbiamo avuto un tuo concittadino, possiamo dire così, Don Gero, che ha salutato il Vescovo di Savona, che sta per lasciare, e il Vescovo di Savona gli ha fatto gli auguri quando ancora non è in carica. Dall'altra parte erano collegati la nostra diocesi con la diocesi di Savona. L'esperienza che stai vivendo è un'esperienza condivisa con la diocesi, un sacerdote della diocesi di Savona e uno della diocesi di Genova. Che tipo di collaborazione avete tra di voi? Tra di noi, come dire, c'è innanzitutto un aspetto importante, che è il vivere insieme. Viviamo tutti nella parrocchia di Santo Domingo e sento che questo aspetto di convivenza, anche se poi magari complica un attimo la vita concreta, cioè ci costringe a fare più chilometri, però è un aspetto fondamentale, cioè poter condividere le preoccupazioni o le gioie, poter condividere soprattutto la preghiera al mattino, tutti i giorni, per poi partire ciascuno per i propri destini, diciamo. È la collaborazione più importante, ecco. Sento che è un segno importante anche per la gente. La gente ci vede molto, ci guarda molto, vede, nota tre sacerdoti che vivono insieme, che sono amici. Spesso ci intercambiamo anche, e questo, come dire, amplia il senso di comunione. Ecco, per concludere questo giro che abbiamo fatto in diversi posti del mondo, andiamo in un altro posto. Anche qui veramente sono posti a noi, potremmo dire che sono chiese veramente solelle per noi, a doppia ragione, perché non soltanto perché sono chiese cristiane, ma soprattutto per il fatto del legame che c'è tra questi posti con la nostra diocesi. E allora l'ultimo paese nel quale andiamo è il Centrafrica. Qui ascoltiamo suora Beatrice Asnaghi, suora Clarisse di Boan, e qui vediamo un po' appunto anche loro come hanno potuto festeggiare questo. Ma ricordiamo una cosa particolare proprio che lei ci dice, è che l'anno della misericordia, la Porta Santa, in Centrafrica c'era stata l'apertura della Porta Santa per la prima volta, ecco, non l'hanno ancora chiusa. E questo è un segno molto importante, perché vogliono che sia proprio un segno che continua, perché lì la situazione è ancora molto difficile. E allora anche questo simbolo della porta aperta, della porta della misericordia, vorrebbe essere un segno di speranza per poter proprio camminarsi verso finalmente una pace per tutti. Grazie e buon ascolto. Per me e con me ci ritroviamo la prossima volta. Suor Bea, puoi dirci com'è stato questo anno della misericordia?
Ecco, il sonno della misericordia che per noi non è ancora stato chiuso, perché abbiamo letto sull'Osservatore Romano qualche settimana fa che il Papa ha dato la possibilità alla Repubblica Centrafricana e precisamente alla Porta Santa di Bangui di non chiudere la porta, nel senso che la grazia dell'anno santo continua a essere spalancata per tutti. La motivazione è che il nostro paese non ha ancora raggiunto una pace stabile. Ci sono degli episodi di pace, ma ci sono ancora tantissime minacce di guerra. E quindi il Papa ha dato la possibilità di lasciare aperta, e non si sa per quanto, questa porta per cui potranno passare tutte le persone che sono ancora ferite e che sono ancora colpite da tutta la violenza che c'è nel nostro paese. E questo anno diciamo che l'abbiamo passato veramente nella speranza di poter vedere che la benedizione che il Papa ci ha dato l'anno scorso possa fiorire nel nostro paese. Purtroppo non è stato così, c'è stata una tregua miracolosa dopo la venuta del Papa, e invece poi hanno ripreso soprattutto nelle zone più lontane della capitale, dove nelle campagne, nelle foreste si erano nascosti ancora vari gruppi di ribelli, e lì c'è stato ancora degli scontri forti con la popolazione. Anche a Bangui, qualche settimana fa, il mese scorso, al chilometro 5, che è un po' la zona, diciamo, un po' rossa della città, dove ci sono tanti musulmani, e prima era un grande mercato dove tutti potevano andare a comprare, adesso invece c'è una grande diffidenza, e poi anche, diciamo, il cristiano, comunque altro di non musulmani, ma anche i musulmani stessi, quelli moderati, non possono più circolare liberamente perché ci sono sempre aggressioni e ci sono sempre rivolte. Noi speriamo, continuiamo ad attendere questa pace, e siamo sicuri che venga, perché la parola del Papa per noi è stata veramente una parola di Dio, e quindi attendiamo pazientemente che il frutto della giustizia e della pace possa avvenire, possa fiorire, possa stabilirsi anche nel nostro paese. Il nostro Natale è molto semplice, ci siamo preparati con una novena liturgica, così abbiamo cercato di coinvolgere anche un po' i fedeli che vengono a pregare con noi. Abbiamo assistito ieri sera alla messa di mezzanotte della cattedrale, abbiamo scelto così da parecchi anni, un po' perché in cattedrale di solito di notte celebra il vescovo. Quest'anno la sua presenza non c'era perché è in Italia, malheureusement non sta bene, molto malato, ma abbiamo cercato di essere comunque presenti con la comunità della nostra parrocchia. È stata una cosa bella, una novità, perché di solito fanno delle scenette che raccontano un po' la storia della nascita di Gesù. Quest'anno invece hanno proprio mimato il Vangelo della nascita. È stato commovente perché una coppia mariale di sposi ha presentato il loro bambino, poi sono arrivati i pastori, poi è arrivato l'angelo con la luce. Sono comunque sempre segni che ci riportano a una realtà che per noi diventa un po' poesia, invece vederlo e poi soprattutto celebrato dalla povera gente, ci si rende un pochino più conto di quello che ha scelto il Signore per venire in mezzo a noi.